Un cordiale saluto a tutti gli utenti di Radio Doppio Zero. Come ben sapete, la nostra emittente solitamente cerca sempre di seguire tutte quelle che sono le situazioni che riguardano cultura, eventi, musica, arte, spettacolo e siamo sempre ben contenti quando diamo la possibilità ai nostri utenti di ricevere informazioni, su quelle che sono tutti i progetti che si svolgono non soltanto nella nostra città, ma anche fuori. Oggi vi vorrei parlare di un progetto non strano, ma ve lo faccio spiegare, direttamente da Silvia Canaro. Ciao Silvia. Buonasera a Ciao tutti, Silvia. ciao. Allora, Silvia è la responsabile di Cultura Panoramica. Allora, adesso, detto così, potrebbe sembrare una parola ampia. Effettivamente lo è per quello che viene fatto all'interno della sua struttura dove vive questa cultura panoramica. Però adesso mi faccio raccontare tutto bene da Silvia. Allora, Silvia, che cos'è Cultura Panoramica? Cultura Panoramica è una sorta di contenitore, se vogliamo definirlo così, di cultura. All'interno ci sono degli incontri culturali che abbracciano appunto la cultura a 360 gradi. È nato come un progetto a livello di passatempo, di un'alternativa alla settimana, perché poi tutti gli eventi sono stati fatti dal lunedì al giovedì, proprio perché magari in settimana in un paese come Bitonto, o comunque nei paesini c'è magari poca roba da fare. E nasce questa primavera praticamente a fine Sì, maggio, primi infatti ha una di giugno. piccolissima vita, cioè è nata da Sì, poco. si può dire che è quasi in forma embrionale, va. E quindi all'inizio nasce proprio come un progetto, come una serie di incontri culturali nella fascia oraria del tramonto. La location è un attimino particolare perché è una terrazza che si affaccia sulla Lama Balice. È una terrazza che giace sulle mura del centro storico nei pressi di Porta La Maia. Abbiamo iniziato con degli incontri di yoga, di meditazione e con il Cineforum che si teneva tutti i lunedì con la collaborazione di Gianluca Rossello della Libreria Nostro del caro amico della Teatro. Libreria del Teatro, sì, certo. E quindi insomma abbiamo visto i primi eventi come andavano, se la gente appunto rispondeva o meno agli input mandati e abbiamo avuto una bella risposta, soprattutto per quanto riguarda Cineforum e concerti, l'ambito musicale. E detto ciò, arriviamo fino a fine luglio, quando poi decidiamo io con i miei genitori di aprire di fondare proprio un'associazione culturale. Cultura a 360 gradi, quindi panoramica, ma panoramica anche e soprattutto per il luogo dove è nata e dove poi si è evoluta Infatti fino tu, ad fino ad oggi. oggi, infatti tu mi dicevi che proprio il panorama che si scorge dalla tua Sì, terrazza è stato il vincitore dell'ultimo del concorso che c'è contest stato qui in città, fotografico, esatto, la sì, grasta sulla terrazza. esatto, sì. Sono stata contentissima perché in realtà a questo progettino hanno partecipato molte persone con foto anche molto carine, molto semplici nella loro semplicità, però carine. A me soprattutto piacevano due o tre in particolare e pensavo fossero poi quelle che sarebbero poi arrivate insomma in finale. E invece no, Cultura Panoramica appunto ha vinto il primo posto e penso sia stato soprattutto per una questione di attinenza ai contenuti dati Certo. dal contest fotografico, quindi appunto la grassa sulla terrazza, ho ripreso appunto le mie piante che si affacciano su questa terrazza con vista Lama Balice e tra l'altro c'era
questa luna piena molto bella che dava un celestone al cielo molto bello, quindi dei colori anche sei riuscita a catturare un attimo particolare di quello che ti è servito per la vincita. Senti, io stavo dando qua uno sguardo su Facebook perché poi daremo tutte le informazioni per i nostri utenti, e comunque vedo che insomma, i feedback e le recensioni sono molto positive, cioè ottima programmazione, location top, buono e accurato l'apericena, fai anche l'apericena. Sì, veniamo qua, lo veniamo a provare. Innovativo il format di eventi, poi eventi interessantissimi, coadiuvati da una vista spettacolare, consigliatissimo. C'è stato un divulgatore anche dalla Società Astronomica Pugliese sì, che è venuto. sì, sono venuti da noi a settembre, è stato il primo evento di settembre. E nonostante le nuvole abbiamo sfidato la sorte perché era necessario farlo, poi soprattutto la gente lo richiedeva in quanto era stato già rimandato per colpa del meteo. E poi abbiamo deciso di farlo ed è andato molto bene. Abbiamo avuto la possibilità, grazie ai loro telescopi montati in terrazza da me, di poter osservare Saturno e la Luna. Ed è stato un evento molto bello perché poi al di là dell'osservazione astronomica ci ha spiegato il responsabile della società, ci ha illustrato delle slide e ce le ha spiegate in modo molto, molto semplice, molto lineare, che è arrivato a tutti, insomma. No, sono ben contento perché è una cosa diversa dal solito. Bitonto è molto attiva dal punto di vista artistico e culturale, però avere la capacità di creare un nuovo progetto quasi dal nulla, perché in pratica hai sfruttato, fra virgolette, la terrazza della tua abitazione per poi portarla alla conoscenza di tutti, è molto interessante, tanto che so che in questo periodo si sta per concludere, diciamo, la sessione estiva. Sì, l'open Ok, air. allora io so che fra qualche giorno ci dovrebbero essere altri due appuntamenti che, se non sbaglio, sono il 4, per cui dopodomani, e il E il 10. 10, Ce ne sì. parli di questi due e poi magari parliamo di qualcun altro che si è Sì, svolto. allora il 4 saremo presso il Circolo Arci Resilienza in Viale Giovanni XXIII, 201, e tratterà di teatro. Mentre il 10 avremo Antonio Olivetti e Camillo Pace che faranno una sorta di serata in onore al Sud America, quindi ci saranno percussioni, contrabbasso e pianoforte. Insomma, è interessante anche questi due prossimi appuntamenti. Invece vorrei che tu ci parlassi degli scorsi appuntamenti che ci sono stati, cioè quello dell'Escargot a Cultura Panoramica che c'è stato qualche giorno fa, il 25, se non vado errato, perché poi, se non sbaglio, dopo c'è anche la possibilità di un piccolo video che possiamo far vedere ai nostri utenti. Allora, spiegami che cos'era questo Escargot a Cultura Panoramica? Sì, allora loro sono un trio, e mi piace definirlo magico, un trio magico perché davvero hanno portato, non so, un'avvolgente magia sulla terrazza con i loro strumenti particolarissimi, infatti lo potrete poi notare nel video. E la loro musica molto sui generis, loro raccontano le tradizioni musicali del Mediterraneo, portando con sé degli strumenti rivisitati, quindi vanno fuori dalla classicità, dallo strumento classico e quindi con questo riescono ad avvolgere chi ascolta, chi fa parte dei loro spettacoli. Tante volte mi sembrava di stare in una scena di un film di Amélie, sembravano queste canzoncine, queste musichette dolcissime, molto, molto accattivanti. La telecamera spenta, dicevi che un po' il tuo piccolo cruccio poteva essere il fatto che massimo ci sono 20 persone, perché poi. Esatto, Però sì. vuol dire che 20 persone sono lo zoccolo duro che comunque ti ha dato le soddisfazioni durante quest'estate. Certo. Sì, sono stata grazie a questi pochi intimi, molti dei quali poi si sono affezionati e quindi sono ritornati in più eventi a trovarci. Sebbene appunto si crei sulla terrazza un ambiente intimo, questo rende appunto l'atmosfera anche un po' più sui generis, perché non è un posto pubblico, un locale pubblico, dove si incontra chiunque e c'è sempre un ricambio di gente. No, è stato voluto,
è stato creato apposta questo format qui in casa, su una terrazza, quindi dei posti limitati, una prenotazione obbligatoria e dei posti a sedere, soprattutto come appunto dicevi tu, di 20 persone, non di più. Senti Silvia, tu sei una studente universitaria. Prima ci hai spiegato che cos'è cultura panoramica, però io vorrei chiederti: perché hai creato cultura panoramica? Per una tua scelta? Perché ti piace l'arte? Perché volevi fare qualcosa di diverso? Perché ti affascinava far vedere la tua terrazza? Perché hai creato cultura panoramica? Diciamo che ti sei dato la risposta, è un po' un mix di tutte queste cose che tu hai elencato. Volevo far conoscere la mia terrazza, volevo far conoscere la zona in cui vivo, che nonostante sia la più bella e anche spesso è volentieri un po' degradata, se vogliamo, un po' una zona abbandonata da quella che è la movida bitontina, da quella che è stata poi nominata la movida bitontina del centro storico. E avendo la sfortuna di non essendo situata nei pressi dell'orologio della cattedrale, un pochettino più in dentro, spesso e volentieri, insomma, teatro di episodi poco gradevoli. E quindi, insomma, mi piaceva portare qualcosa di positivo, quindi un po' uno yin e uno yang in questo teatro poco positivo, portare una ventata invece di cultura, di bella gente, di gente che poi scoprisse le bellezze della chiesa di San Francesco la Scarpa, di Piazza Minerva, Piazza La Maia, il nuovo museo diocesano che hanno appunto inaugurato nei pressi di casa, e quindi insomma una serie di queste motivazioni mi ha spinto a creare, a dar vita, a dare alla luce cultura panoramica che appunto, ripeto, come ho detto prima, nasce come un format di eventi culturali in casa, quindi ospitare un numero limitato di persone in casa. In questo non c'è nulla di nuovo, perché alla fine, certo, le feste in casa, le serate culturali si sono sempre fatte, sono la cosa più antica del mondo, solo che appunto farle a mo' di eventi e adibire proprio una successione di eventi, fare proprio una programmazione di eventi a lungo termine, magari questo soprattutto qui a Bitonto o comunque nel sud si usa poco. Avendo vissuto fuori, mi sono resa conto in tanti anni che invece è una formalità, è una, certo, è una usualità uscire di casa e trovare 10.000 eventi in casa, soprattutto in città fredde dove in giro non ci può stare. E per cui sei costretto a rimanere dentro casa e ti devi studiare qualcosa. E te devi studiare qualcosa, esatto. Per attirare l'attenzione. Esatto. Silvia, quali sono invece gli appuntamenti che ti stanno frullando in testa in questo periodo per la stagione autunnale? Perché a breve, dopo il 10 ottobre, si chiude, diciamo, la sessione estiva, come abbiamo detto. Sì. Poi comincerà quella autunnale. Sì. Che sì, tipo sì, di sì. Idee ci sono? Che personaggi hai intenzione di portare? Allora, di tipo di idee rimaniamo sempre su questo format qui, quindi incontri teatrali, incontri di musica soprattutto, cineforum, incontri con autori di libri e, perché no, anche incontri olistici qualora ritornino determinate collaborazioni. Per cui questo è tutto quel progetto che poi ci sarà per il periodo autunnale. Sì. Allora, prima di chiudere, vorrei che tu ci dessi tutte le indicazioni per capire più da vicino cultura panoramica, cioè dove possiamo trovare tutte le informazioni. Logicamente hai una pagina Facebook. Certo, la pagina, okay, Facebook, è possibile cercare cultura panoramica sulla pagina Facebook sotto il nome cultura panoramica. Okay. Abbiamo una pagina Instagram che si chiama Cultura Panoramica, quindi lì è possibile seguirci. Abbiamo la mail culturapanoramica@libero.it. Ok, e queste sono tutte le indicazioni, le coordinate per seguire Cultura Panoramica. Se avete la possibilità, e fatelo, date un'occhiata alla pagina, perché ci sono tante foto, tanti video, così cominciate a capire magari che cosa vi siete persi durante l'estate, ma che cosa potete recuperare per la, certo, stagione invernale.
Silvia, grazie di essere stata grazie qui con noi. Noi grazie logicamente ti aspettiamo quando vuoi, così da poterci presentare quelli che saranno i tuoi prossimi appuntamenti. Una per il cena ce lo veniamo a fare. Assolutamente, vi aspetto. Tranquillamente, certo. Tranquillamente. Grazie per averci seguito, grazie a Silvia Carriello. L'appuntamento, come al solito, è ad una prossima occasione, in maniera tale che Radio Doppio Zero vi dia sempre la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo. Buonasera a tutti.